Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 6 marzo 2024. Ieri il segretario di Stato Antony Blinken ha annunciato che Victoria Nuland, sottosegretario al medesimo dipartimento con delega agli affari politici, intende rassegnare le dimissioni. La Nuland, spiega l'Associated Press, era candidata a succedere a Wendy Sherman come vice segretario di Stato e aveva ricoperto questo ruolo ad interim a partire dal pensionamento di Sherman stesso, 7 mesi fa. Ha tuttavia perso la battaglia interna nel momento in cui il presidente Joe Biden le ha preferito Kurt Campbell, entrato in carica il mese scorso. Di qui la decisione di rassegnare le dimissioni. Una ricostruzione indubbiamente lineare, ma che forse non spiega tutto. Anche in virtù della prossimità delle dimissioni alle elezioni statunitensi, che vedono Biden in forte svantaggio rispetto a Donald Trump. Nel comunicato ufficiale diramato da Blinken, per motivare la decisione della Nuland, si legge, tra una frase scontata e l'altra, che la leadership di Victoria sull'Ucraina verrà studiata negli anni a venire da diplomatici e studenti di politica estera. I suoi sforzi sono stati indispensabili per affrontare l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Putin attraverso l'allestimento di una coalizione globale per garantire il fallimento strategico del presidente russo e ponendo l'Ucraina nelle condizioni di reggersi con forza sulle proprie gambe, democraticamente, economicamente e militarmente. Cerchiamo di interpretare per quanto possibile questo evento di indubbia rilevanza assieme a Roberto Buffagni, un ex militare, scrittore e coanimatore del sito L'Italia e il Mondo. Come sempre, Roberto, grazie per essere qui. Ciao Giacomo, grazie a te. Beh, come accennato, è una decisione che non molti si aspettavano, perché Nuland, come sappiamo, è, possiamo dire, l'architetto di Euromaidan del 2014. È stata una delle principali, quella telefonata passò alla storia tra lei e l'ambasciatore statunitense a Kiev, Geoffrey Piatt, in cui indicava, insomma, quale sarebbe dovuto essere il futuro primo ministro ucraino una volta portata a termine l'operazione, e quello Yatsenyuk, che poi puntualmente si è insediato al posto. Cioè, dopo Euromaidan e dopo quel fuck the EU che aveva pronunciato, riferendosi alla politica, ai tentativi dell'Unione Europea di, diciamo, stemperare le tensioni e addivenire a una soluzione negoziata. E dopo, nel corso degli anni successivi, abbiamo visto che la Nuland, in particolare da quando si è insediata l'amministrazione Biden, in cui ha ricoperto il ruolo di sottosegretario di Stato, è tornata alla carica ed è da molti ritenuta uno dei principali artefici dell'operazione che ha condotto al sabotaggio del Nord Stream, tanto per dirne una. Ed ecco lei, come ha sottolineato Gilbert Doctorow, che è un allievo molto acuto del compianto professor Cohen, uno dei principali esperti di Russia a livello internazionale, era quella che premeva già dall'anno scorso per la fornitura di missili a lungo raggio all'Ucraina, che avrebbero di cui Kiev si sarebbe servita per presumibilmente per attaccare il territorio russo in profondità. Tu, Roberto, che lettura dai della vicenda, per quello che è possibile darne un po' così a caldo? Ma guarda, come dicevamo un attimo fa, è troppo presto per capire esattamente che cosa è successo, quali saranno le conseguenze, il motivo principale della rimozione della Nuland, no? L'ipotesi che mi sembra più semplice è questa. La Nuland è la faccia pubblica della strategia adottata dagli Stati Uniti nei riguardi del rapporto con l'Ucraina e la sua utilizzazione come bastione militare occidentale contro la Russia. Lo scopo di questa strategia era quello di destabilizzare la Russia per mezzo di una sconfitta militare in Ucraina e dell'effetto destabilizzante delle sanzioni. Poi qualcuno si lanciava anche in profezie tipo frammentazione politica della Russia, eccetera, eccetera. Comunque, lo scopo strategico di questa operazione era appunto questo, di destabilizzare la Federazione Russa. La Nuland ha seguito e rappresentato, incarnato questa strategia da molti anni, perché è stata lei, anche lì, la faccia pubblica della destabilizzazione del governo ucraino con la rivoluzione colorata di Piazza Maidan nel 2014. È evidente che questa politica era rivolta a costringere la Russia ad una scelta binaria,
in cui tutte e due le possibilità di scelta erano estremamente rischiose per la Russia. Cioè, se la Russia avesse ingoiato la rivoluzione colorata e la costruzione e la creazione di un bastione militare occidentale alla soglia della sua frontiera europea, avrebbe accettato di fatto di uscire dal novero delle grandi potenze, perché avrebbe rinunciato alla possibilità di avere una sfera di influenza e di poter dire beo in merito a tutto ciò che gli Stati Uniti facevano. Quindi sarebbe stata una sconfitta politica decisiva. Se invece non avesse accettato questa ipotesi, avrebbe dovuto intervenire militarmente e si sarebbe esposta al grave rischio di un conflitto con l'intera NATO. Una possibilità che esiste ancora, anche se diventa sempre più piccola ogni giorno che passa, no? Quindi lo scopo di questa strategia era costringere la Russia a fare quello che ha fatto. Poi, di fatto, alla fine la Russia, riluttante, è intervenuta. Solo che questa strategia evidentemente è fallita. È impossibile, ma si è dimostrato ed è incontrovertibile che è impossibile infliggere una sconfitta decisiva alla Russia per mezzo di una sconfitta militare sul campo in Ucraina e per mezzo della destabilizzazione prodotta dalle sanzioni. Questa è una cosa che gli Stati Uniti hanno registrato e che ad esempio si manifesta anche in dichiarazioni pubbliche come quelle recentissime del capo di Stato Maggiore dell'esercito statunitense, che si è diffuso in apprezzamenti per la qualità dell'esercito russo, o quello del Secretary of the United States Army, una signora che ha ribadito quanto diceva il capo di Stato Maggiore dell'esercito e ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno imparando da quel che succede nella guerra in Ucraina. Cioè, i risultati sul campo di battaglia e la solidità politica della compagine russa sono stati registrati, accettati e evidentemente quindi la strategia incarnata dalla Nuland si è dimostrata impossibile. A questo punto, beh, ho dovuto fare un passo indietro e vediamo che cosa succederà dopo. Cioè, vediamo quale sarà la nuova strategia statunitense nei confronti della Russia, perché la cosa non è che finisce lì, eh? Cioè, non è che adesso si mettono d'accordo e va tutto bene, vanno a fare una gita a Disneyland insieme. Questo non succede. È possibile anche che ci sia insieme a questo dato, che mi sembra un dato elementare, un dato di base, ci sia anche un altro elemento nella definizione della Nuland, cioè la possibilità che gli Stati Uniti stiano preparando un cambio della direzione politica ucraina. Come sappiamo, come abbiamo visto in questo periodo, la direzione politica ucraina comincia a disgregarsi, ci sono delle forti tensioni. Il presidente Zelensky dovrebbe teoricamente sottoporsi al bando elettorale, ma lo ha proibito. Ci sono delle reazioni, anche dal punto di vista formale, c'è per esempio il capo, non ricordo più se il presidente dell'assemblea legislativa, comunque, che segnalava il fatto che, secondo la Costituzione ucraina, quando scade il mandato del presidente, diventa lui, che è la seconda carica dello Stato, il responsabile insomma, comunque, c'è maretta, ecco, diciamo, c'è parecchia maretta. Allora, è possibile appunto che gli Stati Uniti stiano promuovendo un cambio di direzione a Kiev nella prospettiva del nuovo atteggiamento strategico degli Stati Uniti nei confronti della Russia, che probabilmente, sintetizzando, si può riassumere in come facciamo a tenere aperta la ferita ucraina
sempre nel fianco della Russia? Non Sì. è così. Eh già, fra l'altro ne abbiamo già parlato, peraltro, vediamo la Scandinavia che si orienta verso una certa direzione. E mi viene da pensare una cosa, cioè, questa è un po' la spiegazione che mi ero dato anche io, cioè il fatto che poi è un atteggiamento tipico negli Stati Uniti, cioè di rimuovere alcuni personaggi che sono emblemizzanti di una certa linea politica. Nel momento in cui questa linea politica non trova più consenso, o viene ritenuta obsoleta per ragioni per causa di forza maggiore, sostanzialmente. Nella fattispecie potrebbe essere l'andamento del conflitto, la conclamata impossibilità, come giustamente dicevi tu, di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, di metterla in ginocchio economicamente, di aprire una frattura tra la sua leadership e il resto della società. Insomma, questa operazione non è andata a buon fine. C'è stata una presa d'atto che chiaramente non può contemplare una missione di abbiamo perso, abbiamo fallito. Si cerca di limitare il danno e di ricalibrare la strategia in funzione diciamo, del nuovo contesto strategico che si viene a determinare. Però allo stesso tempo vediamo, per esempio, l'uscita di Macron, che è un'uscita, diciamo che lì per lì, io, questa è la sparata grossa, magari ha bisogno di un po' di risollevare il suo gradimento interno, di solleticare un po' il revanchismo francese, cose del genere. Però abbiamo visto che è stato sostanzialmente sbertucciato un po' da tutti, ma ha riconfermato le sue posizioni. Ha detto: sì, ma io ho ponderato attentamente le mie dichiarazioni. E abbiamo visto 2 giorni dopo il segretario della difesa, Lloyd Austin, che ha dichiarato la stessa cosa: se l'Ucraina perde la guerra, dovrà intervenire la NATO, non gli Stati Uniti, la NATO. Questo è interessante. Tu come credi che si concilino queste due cose? Dunque, secondo me l'uscita di Macron ha più che altro delle ragioni elettorali, secondo me. Può anche darsi che ci sia, cioè che Macron abbia anche sentito qualche, come dire, qualche umore che viene dagli Stati Uniti. Cioè, se effettivamente la nuova strategia americana nei confronti dell'Ucraina è rivolta a tenere aperta la ferita ucraina per i prossimi anni sul fianco della Russia, questa è una strategia che comporta anche un disimpegno americano, un parziale disimpegno americano. E quindi questo gatto morto dell'Ucraina ce lo buttano nel giardino nostro. Eh sì, cioè lo butterò nel giardino degli europei. Quindi può darsi appunto l'uscita di Austin, probabilmente allude a qualcosa del genere, perché poi tutta quanta l'operazione incarnata dalla Nuland, cioè destabilizzazione della Russia attraverso l'Ucraina, si fonda su un principio che comunque, qualunque cosa accada, il territorio degli Stati Uniti non deve essere messo a rischio. Chiaro. Questo fin dal primo momento, siccome gli Stati Uniti non sono governati dai pazzi da catena, gli Stati Uniti hanno voluto escludere la possibilità che si assistesse ad uno scontro diretto tra le due grandi potenze nucleari, per l'evidente rischio di vaporizzarsi reciprocamente. Ecco. Quindi, come si è perseguito questo scopo? Si è perseguito utilizzando le truppe ucraine e a diverse riprese anche, ad esempio, ventilando l'ipotesi della famosa Coalition of the Willing, cioè l'intervento di reparti militari di paesi NATO, i quali però non intervengono come paesi NATO, ma intervengono come stati sovrani, in seguito a una richiesta di aiuto rivolta a loro dal governo ucraino. Ed è anche questa la logica degli accordi bilaterali che sono stati siglati in questi giorni
tra il governo di Kiev e vari paesi europei, tra i quali il nostro. E questi sono, non sono accordi vincolanti, però sono accordi che preludono a questa possibilità, no? Preludono la possibilità che uno dei paesi europei, guarda esempio, noi, uno dei paesi europei, anche l'Italia, in seguito ad una richiesta formale di aiuto da parte del governo di Kiev, mandi le proprie reparti militari in Ucraina. Questo non coinvolgerebbe la NATO, non, e soprattutto non coinvolgerebbe gli Stati Uniti, questo è il fatto fondamentale. Cioè gli Stati Uniti qua vogliono che le castagne dal fuoco le tolga qualcun altro. I primi candidati siamo noi europei, ovviamente. Sì. Quello che mi colpisce è che, per esempio, la Francia ha sempre tenuto un atteggiamento, diciamo, la migliore eredità del gollismo, un atteggiamento di diversificazione, cioè di distanziamento rispetto alla linea atlantista incarnata dagli Stati Uniti. L'abbiamo visto, per esempio, emergere chiaramente nel 2003, quando si trattò di appoggiare o meno l'attacco statunitense all'Iraq. Lì la Francia si schierò con Cina e Russia in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e anche la Germania fece lo stesso. Era l'epoca in cui, per esempio, Donald Rumsfeld, allora segretario della difesa, parlò della divaricazione, già che già allora si riscontrava, tra vecchia Europa, incarnata per l'appunto da questi paesi, Germania, Francia, fondamentalmente l'direttore franco-tedesco. E invece la nuova Europa, quella dei nuovi entrati, oppure paesi che di lì a poco sarebbero stati integrati nella NATO, come i Baltici, come la Polonia, come l'Ungheria, insomma, questi paesi che erano molto più entusiasticamente atlantisti rispetto, cioè ossequiosi rispetto alla linea degli Stati Uniti. Adesso la Francia quindi estingue, cioè consacra l'estinzione di questo passato gollista definitivamente, ponendosi, collocandosi in una linea del genere, per esempio. Consacra l'estinzione di se stessa. Appunto, Ecco, più che altro, sì. sì. Consacra l'estinzione della Francia come paese con una storia e una strategia autonoma. Del resto, dal tempo di Chirac non era De Gaulle, però dal tempo di Chirac ad oggi sono passati 20 anni, e in questi 20 anni hanno lavorato due, come dire, hanno lavorato due. C'è stata una guerra, una guerra d'attrito non dichiarata. Cioè, hanno lavorato l'Unione Europea, che è un dispositivo di neutralizzazione politica dell'Europa. L'Unione Europea, essendo un ferro di legno, cioè una cosa che non potrà mai diventare uno Stato, mai, che cosa fa? Appunto, neutralizza politicamente gli Stati europei, trasformando la politica europea in una faticosa riunione di condominio. E poi ha lavorato un'altra cosa, cioè ha lavorato l'allevamento di un modello di leader, qual è quello che viene rappresentato plasticamente da Macron, oppure da Sanna Marin, oppure da Annalena Baerbock, cioè gente allevata in un laboratorio, non so quale, ma in un laboratorio nel quale vengono espiantati dalla testa dei leader, ad esempio, un minimo di conoscenze storiche, un minimo di rapporto autentico e profondo con il paese che poi dovrebbero andare a dirigere. Macron è un tizio spuntato dal nulla, che è stato fatto vincere grazie a un'operazione di pubbliche relazioni e di pressioni estremamente ben congegnata. Si è ritrovato a diventare il presidente della Francia, ci è rimasto, e poi fa queste uscite qua. Ha fatto anche un'altra uscita, quella di, per esempio, l'idea di consegnare il deterrente nucleare francese all'Europa. Cosa sono queste cose qua? Questi sono i suicidi di una nazione. Una nazione si suicida, eh? Sì,
L'unica cosa è che mi colpisce è che ancora hanno, per esempio, loro hanno sempre avuto una scuola di formazione dei funzionari pubblici molto molto valida e che ancora niente, cioè riesce a sfornare dei personaggi di indubbio valore. Penso a Aymeric Chouprad, a Jacques Sapir, a Emmanuel Todd, cioè dei intellettuali, comunque non so se chiamarli ormai battitori liberi, qualcosa del genere, però sono persone che hanno la capacità, diciamo, di rincarnare quello spirito gollista. Non è necessariamente l'adesione alle politiche di De Gaulle, ma il fatto di interpretare gli interessi francesi in maniera separata dall'architettura occidentale. Un po' questo. Ricordo che De Gaulle fu il primo a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese, a uscire dal comando integrato della NATO, insomma ha fatto la Force de Frappe, è stata il suo fiore all'occhiello, diciamo, della sua politica, insomma ha riconosciuto l'indipendenza dell'Algeria, insomma ne ha fatte diverse di cose, di passaggi notevoli. Noi invece vediamo l'allineamento totale della Francia, che addirittura scavalca la Germania in questo, perché sì. Io ho sempre visto, per esempio, che c'è stato gli apparati tedeschi erano forse i più penetrati, i più americanizzati, mi verrebbe da dire, di tutta l'Unione Europea, forse al pari di quelli italiani, cioè sono delle strutture che servono a mantenere irregimentate i rispettivi paesi, e lo vediamo proprio in questi giorni. Però è significativo che Scholz abbia posto un limite, per esempio, alla fornitura di missili a lungo raggio, sia opposto e continui ad opporsi, e viene bersagliato di attacchi non solo dagli inglesi, quello ci se lo poteva aspettare, ma anche addirittura dei francesi, e questo è qualcosa di, non so come la pensi. Cioè, io la penso così, con la tradizione che tu giustamente definisci gollista, in realtà è una tradizione che viene da Richelieu, perché Richelieu, ad esempio, nel corso della guerra di religione si è alleato con i protestanti, era un cardinale di Santa Romana Chiesa, e tra l'altro ci credeva anche sul serio, era un fine teologo. Quindi questa tradizione per la quale la bussola è l'interesse dello Stato non è una cosa che viene da ieri, no? È appunto la tradizione costitutiva della Francia moderna. Evidentemente, cioè, io non lo so nei dettagli come funziona, che gente come Macron o quelli di cui si circonda vanno al potere. E io posso rilevare una cosa, cioè che specialmente nei regimi democratici ci sono una serie di snodi, di gangli decisivi, nei quali un gruppo di potere ben organizzato e molto abile e ricco può intervenire, provocando degli effetti enormi con dei mezzi apparentemente piccolissimi. Ti faccio un esempio su un altro piano, su un piano economico. In America c'era il problema delle class action contro le grandi compagnie, no? Allora cosa hanno fatto? Queste ogni tanto venivano condannate a pagare delle cifre stratosferiche, eccetera. Allora cosa hanno fatto queste grandi aziende? Hanno creato un'azienda, una lobby, appunto, rivolta a risolvere questo problema. Questi come hanno fatto? Questi hanno fatto un'inchiesta in tutti gli stati degli Stati Uniti, nelle corti d'appello, e hanno guardato quali giudici firmavano delle sentenze a favore delle compagnie, quali giudici firmavano delle sentenze contro le compagnie. Siccome i giudici sono elettivi, cosa hanno fatto? Hanno favorito i giudici che firmavano sentenze a favore delle compagnie e sfavorito i giudici che firmavano delle sentenze contro le compagnie. Nel giro di qualche anno le corti d'appello degli Stati Uniti sono state riempite di giudici favorevoli alle compagnie, e le class action sono finite, perché siccome la class action costa un'infinità di soldi e gli studi sono dei, c'erano, o forse ci sono ancora, dei grandi studi d'avvocato in America che si assumevano le pesanti spese, milioni di dollari, per
portare avanti questa cosa, class action, in attesa poi della ricompensa del risarcimento ultramilionario, no? Questi hanno fatto il calcolo che non gli conveniva più, e class action sono, se non sparite, si sono ridotte di moltissimo, no? Questa è una cosa perfettamente legale. Sì, sì. Come è perfettamente legale mettere in piedi un movimento politico come En Marche in 448, individuando una persona come Macron, che è stato formato come, dove è stato trovato, cioè quando è che è stato individuato Macron, quando è che è stato allevato come leader? Molto presto, probabilmente, no? Sì. Da chi? Non lo so. Comunque, fatto sta che ha avuto una carriera folgorante e a un certo punto è stato individuato senza nessuna esperienza politica precedente, senza aver mai vinto un voto da solo, come candidato presidente, e poi l'hanno eletto. Sì. Sì, questo, obiettivamente sì. Mi verrebbe da tornare, Roberto, un po' alla figura della Nuland, più che alla figura sua, la figura del marito, che credo che su di lei abbia avuto non poca influenza. Robert Kagan, probabilmente uno dei principali esponenti della corrente neoconservatrice, che si era impossessata delle redini del potere, già cominciava a farsi largo all'epoca dell'amministrazione Reagan, ma con l'amministrazione di Bush padre, per esempio un personaggio come Paul Wolfowitz, diciamo, è l'artefice dell'omonima dottrina Wolfowitz, che è emersa circa negli anni 90, cominciarono a penetrare negli apparati, nei gangli vitali dello Stato. Ci fu un periodo, diciamo, di messa tra parentesi di questi ambienti durante la prima amministrazione Clinton soprattutto, ma poi il riscatto fu totale sotto l'amministrazione di Bush figlio, dove i neocon furono veramente, presero in mano le chiavi strategiche della politica estera statunitense, e da lì non le hanno mai sostanzialmente dismesse, perché Victoria Nuland, per esempio, è stata l'artefice, come dicevamo prima, l'architetto di Euromaidan sotto l'amministrazione Obama. Quindi questa corrente, di preciso, dal tuo punto di vista, cosa la caratterizza, qual è il portato innovativo di questa corrente neoconservatrice rispetto al contesto statunitense? Dunque, questa manifestazione maligna, perché di fatto di questo si tratta, nasce verso la fine degli anni Ottanta. Verso la fine degli anni Ottanta comincia a cristallizzarsi. I principali esponenti, i padri del neoconservatorismo, sono o allievi diretti o allievi indiretti di Leo Strauss. Per esempio, Wolfowitz è stato allievo diretto di Alan Bloom, che è stato un collega, un amico di Strauss. Quello che caratterizza, cioè l'aspetto, devo dire, molto preoccupante, che caratterizza la nascita di questo, che questo in realtà non è un partito, o se è un partito, è un partito trasversale, cioè non si identifica con una ideologia politica. Anche il nome, neoconservatori, è fuorviante, perché chi sono i conservatori? I conservatori, così, alla buona, uno li identifica con quelli che credono in Dio, patria e famiglia. All'ingrosso, no? Ora, queste persone non credono né in Dio, né nella patria, né nella famiglia. Punto. Questo è già un fatto singolare, no? Grazie a questo fatto, grazie a questo vuoto ideologico, queste persone possono allearsi e possono entrare sia nel Partito Democratico sia nel Partito Repubblicano, potrebbero entrare anche nel Partito Comunista, Fascista, Marziano, perché qui il punto, ripeto, non c'è una ideologia politica completa che sia una visione del mondo che implica certi sì e certi no. Non c'è questa cosa. E non c'è perché, e qui entra in gioco la filiazione da Strauss. Qui il punto è che Strauss, almeno per come lo interpretano, cioè adesso faccio una premessa, Leo Strauss è un grande pensatore, ci sono tante interpretazioni del suo pensiero, tante.
Quindi quello che sto per dire non è l'interpretazione vera, l'interpretazione unica, l'interpretazione garantita da qualcuno, è l'interpretazione che do io personalmente, danno altri studiosi, che secondo me mi sembra a occhio e croce che diano anche i neoconservatori. Cioè, nel pensiero di Strauss c'è una faglia, cioè, la faglia è quella della doppia verità. Cioè, secondo Strauss è un ebreo che è fuggito dalla Germania, è un allievo diretto di Carl Schmitt. Schmitt, quando sono saliti al potere i nazisti, lo ha raccomandato per una borsa di studio Rockefeller che gli permise di andare prima in Francia, poi in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, dove si è poi riuscito ad insegnarsi all'Università di Chicago. Nell'interpretazione di Strauss, il nazismo è una reazione nichilistica all'assenza di valori e alla irreligione della Repubblica di Weimar, che è un'interpretazione più che plausibile, no? Sostanzialmente ci sta. Di fatto è la stessa critica che alla Repubblica di Weimar facevano gli esponenti principali della rivoluzione conservatrice tedesca, no? Personaggi come Jung o altri, Armin von Möller, vabbè. Il fatto è però che Strauss è un nietzscheano che radicalizza Nietzsche. Beh, la critica che lui fa alla Repubblica di Weimar non la fa in nome della religione, perché lui crede nella religione. Lui dice semplicemente che la religione è indispensabile per mantenere in piedi la polis, la società. Quindi, da non credente, lui dice che bisogna utilizzare la religione come strumento. La religione è tutto quello che va accanto, va insieme alla religione, appunto le nobili menzogne, coraggio, l'onore, la virtù, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. Però, secondo Strauss, il filosofo, cioè colui che è capace di giungere alla verità, di reggere alla visione della verità, scopre che la verità non c'è. E quindi la vita è un racconto fatto da un idiota pieno di rumore che non significa niente. Allora, a partire da questo presupposto, tu che cosa ottieni? Ottieni che il filosofo è una specie di avatar del superuomo nietzscheano, questo. Quello che trae tutte le conseguenze dalla constatazione della morte di Dio. Allora, Strauss e anche i suoi allievi diretti o indiretti, che cosa fanno? A seconda del tipo di persona, tipo di allievo, diciamo così, a seconda del tipo di persona, insegnano due cose. A quelli che non ritengono capaci di essere filosofi, insegnano Dio, Padre e Famiglia. Ai veri filosofi invece insegnano appunto che la verità non esiste e la sola realtà è la potenza. Strauss, per dare un'idea, criticava Machiavelli non per quello che dice Machiavelli, ma perché lo dice. Per secondo lui non bisognava dire queste cose, farle sì, ma non dirle. Non so se sono stato. Voglia. Ecco. Questo sembra una differenza da poco, ma in realtà è una differenza enorme perché, ad esempio, il pensiero realistico in politica. Il pensiero machiavelliano, no? Machiavelli è il fondatore del realismo politico moderno. Mearsheimer sul suo sito si rappresenta con gli abiti che porta Machiavelli in un celebre ritratto. No, Machiavelli dice come va il mondo, ma non è che dice che non esiste il bene, non esiste il male. Sì, sì.
Questa è una differenza che sembra appunto piccola, ma in realtà è una differenza sostanziale. Quindi, allora, queste persone così, in Italia il loro più noto seguace è Giuliano Ferrara, che infatti per questo ha curato la traduzione di un libro di Strauss che si chiama Scrittura e persecuzione della versione italiana, pubblicato da Marsilio, che verte appunto su questo punto, verte sul punto della doppia verità, del doppio registro con cui bisogna leggere tutti i filosofi, perché per Strauss questa doppia verità è presente non soltanto in Nietzsche, cioè nei post-nietzscheani o nella sua filosofia, ma è presente in tutte le filosofie, è presente in Platone, è presente in Maimonide, cioè tutti i filosofi. Socrate stesso intendeva così la filosofia. Lui estende questa sua interpretazione del mondo a tutti i filosofi, persino a quelli che sono i fondatori della filosofia occidentale, persino a quelli che sono i fondatori della filosofia politica occidentale. Quindi, allora, questa gente qua, una volta che si è, come dire, che si è unita non ideologicamente, ma questa non è un'ideologia, questo è un atteggiamento spirituale di fondo, che è una cosa diversa. È appunto il presupposto che la vita non ha significato, che la verità non esiste e che la vita non ha significato. Quindi, che cosa si può fare in una vita che non ha significato, in un luogo, in un universo dove la verità non esiste? Si manifesta la propria esistenza attraverso la potenza. Questo è. Questo secondo me denota un grave squilibrio e non fa bene alla salute, non fa bene alla salute. È un pensiero, un atteggiamento spirituale terribile. Cioè tu praticamente dici qua viviamo all'inferno, è una bella cosa. Allegria, questo è il concetto, perché poi questo vuol dire che si vive all'inferno. Comunque, appunto, questi sono uniti da questo atteggiamento di fondo. Ripeto, questo è un atteggiamento spirituale, non una ideologia. E poi cominciano a stabilire dei legami reciproci e prima si avvalgono dei legami che ci sono, molto, molto forti, legami molto forti che ci sono tra le università e il governo federale d'America. Come noto, i ruoli importanti nel governo federale, quelli non elettivi, vengono selezionati attraverso le grandi università, no? Sono India, per esempio, no? Quindi essere un professore in un'università importante vuol dire potersi candidare anche a ruoli politicamente decisivi. Il salto di qualità vero e proprio loro lo fanno con la prima amministrazione Bush e lo fanno perché si collegano con la lobby israeliana. Molte di queste persone sono ebrei, ma questo non è importante, ci sono anche degli ebrei, non è un dato Più che importante. altro hanno la doppia cittadinanza, statunitense e israeliana, questo era un dato. Quando sono stati gli accordi di Oslo, che se ricordo bene sono del 93, no? Non ricordo male. Comunque, quando sono stati gli accordi di Oslo, un gruppo di neoconservatori diretti da Richard Perle scrisse un breve testo che si intitolava A Clean Break, A New Strategy to Secure the Rearm, che sarebbe appunto un taglio netto, una nuova strategia per rendere sicuro il regno, cioè il Rearm Regno. Questo regno sarebbe poi il regno di Giudea, perché questo. Cioè, questo testo
è diventato di fatto la linea politica del Likud, di Benjamin Netanyahu, che l'ha utilizzato per un suo discorso importante volto a sabotare gli accordi di Oslo. Allora, questi collegandosi con la lobby israeliana, cioè facendo un patto d'acciaio con la lobby israeliana, vi hanno trovato un moltiplicatore di potenza straordinario, perché la lobby israeliana negli Stati Uniti è estremamente potente. Come si vede anche adesso, che la lobby israeliana riesce a impedire all'amministrazione americana, che pure lo vorrebbe, di fermare il massacro dei civili a Gaza. No? Quindi, quando sono partiti così, l'idea poi di questo clean break qual era? Era l'idea di ridisegnare completamente il Medio Oriente. Prima l'attacco all'Iraq, poi l'attacco alla Siria, per finire l'attacco all'Iran. Un completo ridisegno in cui l'egemonia regionale di Israele sarebbe stata incontrastata. E poi gli sono andate male delle cose, cioè qualcosa non ha funzionato, diciamo. E, però ormai questo gruppo di sodali si era incistato dentro all'establishment che dirige la politica estera statunitense, trovando posto appunto in tutti quanti gli apparati dello Stato e nei think tank che li circondano. Per cui di fatto adesso chi ha il maggior peso specifico dentro la direzione della politica estera statunitense sono loro. L'operazione ucraina è un'operazione, appunto l'operazione di destabilizzazione della Russia, è un'operazione tipica da neoconservatori, per l'estremo massimalismo e per la completa trascuranza dei rischi. E questa è gente che pensa di poter fare qualunque cosa per mezzo della potenza, perché non riconosce l'esistenza di niente altro tra la potenza. Sì, esatto. Soprattutto questo porta a una sopravvalutazione dei propri mezzi, delle proprie forze, forse non solo militari, anzi anche proprio culturali, economiche, eccetera. E una speculare sottovalutazione dell'altro. E quindi entra in ballo un cortocircuito pericolosissimo, perché tanto più sono massimalisti e tanto meno vedono concretizzarsi i loro obiettivi, quanto più sono inclini a rilanciare. Sì, secondo me, io te la butto lì, poi non so se è vero, secondo me questi pensano veramente di essere dei superuomini nisciani. Solo che i superuomini nisciani è una roba che se l'è immaginata Nietzsche, ma è una cosa che non può esistere. Punto. Allora, chi pensa di essere, come diceva Pascal, chi vuole fare l'angelo fa la bestia. No, cioè, se vedi queste persone con un atteggiamento spirituale così, tu non hai nulla che ti trascende nella tua vita, nulla tranne te stesso, sei chiuso dentro una pentola a pressione. E lì dentro succedono tante cose, e succedono delle cose non positive per l'essere umano. Come ripeto, secondo me sono persone gravemente squilibrate sicuramente dal punto di vista spirituale, ma poi un grave squilibrio spirituale dai intacca anche la ragione, senza dubbio. Secondo me questa è una delle spiegazioni importanti, significative e probabilmente anche corrette della quantità terrificante di errori che sono stati commessi dai dirigenti americani in questi anni. E fa bene Todd a individuare il problema della religione, appunto per questo. Cioè, al di là appunto che uno sia credente, non sia credente, eccetera, però qui il punto è che un atteggiamento spirituale nel quale l'unico Dio che c'è in terra sei tu, non va bene. Non va bene. Allora, non va bene e non va bene neanche per te. Non soltanto va male per gli altri, ma non va bene neanche per te. E ti porta
a essere incapace di accedere al reale. Guarda, ti faccio un esempio. Cioè, l'atteggiamento diametralmente opposto a questo è quello che, per esempio, dal punto di vista filosofico e teologico, esprime bene Nicola d'Accusa nel 400, nel De docta ignorantia. Quello è un bellissimo libro nel quale lui fa, per spiegare il rapporto tra l'uomo e la verità, fa l'esempio del cerchio e del poligono. La verità, che è infinita, è il cerchio. La verità accessibile all'uomo è il poligono da iscrivere nel cerchio. Allora, nessun poligono tocca tutti i punti della verità, se non quando si confonde con il cerchio. Quindi, è in questo modo che, ad esempio, Nicola d'Accusa giustifica anche la tolleranza religiosa. Infatti, l'altro suo testo importante è il De Pace Fidei, che è un dialogo tra un cristiano, un ebreo e un musulmano. Nicola d'Accusa è un cardinale, un dottore della Chiesa. Il De Pace Fidei l'ha scritto perché gli avevano proposto di guidare una crociata, lui ha rifiutato e con questo testo ha spiegato perché rifiutava. Nel De Docta Ignoranzia, che è un testo di teologia negativa, lui spiega in quale modo è possibile, cioè qual è il rapporto strutturale dell'uomo con la verità. La verità esiste, non è interamente attingibile da nessuno. Non è mica male, 1440. Questo è l'atteggiamento diametralmente opposto a questo dei neoconservatori. Perché pensando che la verità non esiste, pensi di esistere solo tu. E fai un sacco di disastri, eh? Fai un sacco di disastri. Quindi, ripeto, secondo me, gli errori strategici enormi commessi dagli Stati Uniti e dalle dirigenze occidentali in questi ultimi anni, da quando è crollata l'URSS, gli Stati Uniti sono rimasti da soli, quindi hanno potuto fare sostanzialmente quello che volevano. Sono motivati in buona parte da questo, cioè dal fatto che al centro di gravità, dove si decide la politica estera statunitense, ci sono delle persone squilibrate, che si propongono obiettivi non realistici. Poi queste persone riescono a convincere molti altri, perché appunto, non essendo legati ad una ideologia, possono tranquillamente aderire sia, ad esempio, al sistema di valori liberal, no? I diritti, queste cose qua, sia al sistema di valori conservatore, Dio, Sì. Padre, eccetera, cioè non gliene importa niente, perché per loro tutte queste cose sono polvere, Sono strumentali, sì. sono puramente strumentali. Per cui, come in piccolo, diciamo, come il Movimento 5 Stelle, quando è nato, siccome non diceva di essere né di sinistra né di destra, poteva allearsi sia con la sinistra sia con la destra, no? La stessa cosa, in piccolo, però, in piccolo. Secondo me questa è la cosa. Poi in mezzo a queste persone ci sono anche gli studiosi di valore, eh? Sono anche persone, spesso sono persone intelligenti, sono studiosi di valore. Per esempio c'è Victor Davis Hanson, che è un ottimo studioso della storia greca. Io adesso non stavo delineando proprio una congrega satanica. Anche se ci sono appunto ci sono alcuni di questi che sono effettivamente gravemente squilibrati, insomma, secondo me, sono gravemente squilibrati.
Sì, che poi c'era per esempio Strauss, uno dei suoi, lui diceva che in realtà il ruolo del filosofo, per come lo intendeva lui, era quello di starsene fuori, di non entrare di non trasformarsi mai in politico. Infatti, per esempio, Robert Kagan ha seguito molto bene Sì. diciamo, questa, e forse ha mandato avanti sua moglie, io non so, La questa, mia moglie, diciamo. con risultati che tra l'altro si vedono perché. Sì. Sì, se la fisionomica dice qualcosa prima e dopo la cura, prima era anche carina, un bello sguardo, un bel sorriso. Adesso è una persona che fa impressione, quando la vedi tu le leggi in faccia un'infelicità abissale. Sì. Cioè, legge in faccia dei sentimenti, delle emozioni che fanno paura, ragazzi. Proprio paura. Cioè, una persona così fa paura. Quindi, insomma, deve essere successo qualcosa, che qualcosa è andato male, ecco, qua, questa vicenda. Esatto, perfettamente d'accordo. Perfetto Roberto, adesso vedremo come andranno avanti questa storia, perché emergerà magari qualche dettaglio in più che permetterà di dare un senso più preciso a questo evento che secondo me ha un'indubbia rilevanza. Vedremo che significa. Come. È importante, sì. È perfetto. Allora ci diamo appuntamento per la prossima volta e auguro a tutti buona serata. Ciao, grazie, buonasera.